seduto perché il mio argomento a quest'ora sarebbe comunque un argomento da stendere, però a quest'ora comincia a esprimersi in tutta la sua potenza. Devo dire che non parlerò ovviamente dell'intera normativa relativa alle biomasse, ma solo di alcuni aspetti, soprattutto un paio, legati fondamentalmente a un paio di problemi che si aggirano ancora oggi, ma che hanno caratterizzato gli ultimi due anni. In parte, come vedremo, si stanno risolvendo, in parte ancora no. Questo nel quadro di una normativa ambientale che è una specie di tela di Penelope perennemente in evoluzione. Il cosiddetto codice ambiente, il decreto legislativo 152 del 2006, recependo sostanzialmente le direttive quadro in materia di acque, rifiuti, emissioni nell'atmosfera e compagnia bella emanate dalla Comunità Europea, sarà un testo che ogni volta che la Comunità Europea evolve le sue direttive ne emana di nuove e verrà ovviamente a modificarsi. Non è assolutamente un testo unico perché coesistono un sacco di altre normative autonome e in parte collegate col 152 o di diretta emanazione come decreti attuativi, quindi il messaggio sostanzialmente è: guardiamo praticamente tutte le settimane qualsiasi tipo di normativa, perché i treni che vengono presi per cambiare anche questa norma sono nascosti sotto le edizioni più diverse e cerchiamo sempre di tenerci aggiornati. Ultimamente è comparso un sito, non so se tutti lo conoscono, www.normattiva.it, che è un sito, è il più istituzionale che c'è, dove trovate i testi aggiornati delle normative ambientali ma anche di tutto il resto, anche perché spesso quando la norma è corposa la Gazzetta Ufficiale non pubblica il testo integrato che tiene conto di il 152, non c'è aggiornato in Gazzetta, bisogna o andarselo a ricostruire o attraverso i siti specializzati oppure attraverso questo sito ufficiale del governo. Il tutto comunque è estremamente complesso. Le normative ambientali da alcuni decenni fa, quando erano diciamo piuttosto scarse, eravamo abbastanza in fondo alla scaletta europea della graduatoria, siamo da un po' di anni invece arrivati a una vera e propria giungla normativa in cui è difficile orientarsi e capire. Evidentemente è un vizio che gli italiani hanno da millenni, perché questa slide la faccio sempre vedere perché è molto significativa. Non si vede niente, si vede che ce ne sono. Comunque ve la racconto, è molto semplice. Può darsi che ci sia qualcosa nel... Comunque, quando Dante Alighieri nell'elogiare Giustiniano nel canto sesto della Divina Commedia, del Paradiso, della Divina Commedia, ne fa appunto l'elogio, probabilmente... Ah, è andato via tutto, completamente. Arrivato? No. Lo spiritello dell'uomo. Comunque, proseguiamo perché è un po' tardi, poi cerchiamo di recuperare il testo. Nel fare l'elogio all'imperatore Giustiniano, Dante lo elogia, tra le altre cose, sottolinea il fatto che tolse alle leggi il troppo e il vano. Evidentemente il nostro popolo è spinto a un'ipertrofia normativa che spesso e volentieri non è affatto
premessa di buona normativa e soprattutto della buona applicabilità dei suoi contenuti. I punti critici che approfondiamo, costituiti da alcuni punti delle norme ambientali a proposito di biomasse, sono solo alcuni. Sussistono ancora ambiguità e sovrapposizioni di norme sia sul filone europeo che su quello nazionale, che spesso coesistono ma sono anche poco raccordate. Il mio intervento inizia dall'origine, cioè che cosa sono dal punto di vista normativo le biomasse, perché per un po' di tempo anche nei nostri uffici venivano personaggi che presentavano un progetto che raccontava cosa volevano fare di biomasse e poi dicevano: bene, allora posso andare, non ho bisogno di niente, perché sembrava la parola biomasse un passepartout per ottenere in pochissimi giorni autorizzazioni oppure per verificare che non fossero utili queste procedure autorizzative. Ora si vede? No, non si vede. Può darsi che sia staccato qualche... Forse sotto. La provincia di Reggio che comincia a farci attentati. Vabbè, io provo... Non so. Avete staccato qualcosa? Non mi pare, assolutamente. Questo che è staccato. Ah, eccolo. Questo si è staccato. Bene. Se arriva, sì. Arrivando. Sì. Allora, in realtà la parola biomasse di per sé non vuol dire assolutamente nulla, perché nella normativa ambientale italiana, ma non solo, occorre capire bene, per capire poi anche eventuali procedure autorizzative o percorsi che magari non ne necessitano, come vedremo, andare alla ricerca di quello che ci sta dietro. Allora, nell'ultimo, mi risulta, aggiornamento del decreto legislativo 387, la trovate all'articolo 2, lettera E, che cos'è una biomassa? La frazione biodegradabile dei prodotti, che sono una cosa, dei rifiuti, che sono un'altra cosa, governati da altre norme, di residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, quindi sia sostanze vegetali che animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca, l'acquacoltura, gli sfalci e le potature, c'è ancora scritto così, del verde pubblico e privato, poi vedremo che non ci siamo ancora, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani. Insomma, in parte si ripete su se stessa questa definizione, però è una di quelle, diciamo, basilari. Nella parte quarta del codice ambientale, che è quella che riguarda la gestione dei rifiuti, non c'è traccia di una definizione di biomassa. Possiamo però ritrovare tante tipi di biomasse all'interno del suo articolato. Le troviamo nei rifiuti elencati nel catalogo europeo di rifiuti, che è allegato alla legge. Le troviamo tra i materiali che possono essere esclusi dal regime dei rifiuti, a prescindere, a certe condizioni. Le ritroviamo nei rifiuti che cessano di essere tali, gli end of waste, una traduzione molto barocca che è stata fatta di end of waste dalla direttiva comunitaria. Tu hai un rifiuto, poi, come vedremo, viene trattato e questo cessa di essere tale, e quello che esce
allo status giuridico di una materia prima, in pratica, quelle che venivano chiamate materie prime secondarie. Molte le possiamo anche vedere, in parte stamattina un po' le abbiamo già approfondito, le potremmo ritrovare tra i sottoprodotti. Nella parte quinta del titolo terzo, combustibili, del codice ambientale, troviamo, anche qui non c'è traccia di definizione, ma possiamo trovare delle biomasse che, a prescindere se rispettano alcune condizioni, sono considerate combustibili, nel senso, diciamo, che sono considerati alla stregua della benzina o del gasolio, sono combustibili non nel senso tecnico-scientifico, che tutte le biomasse lo sono, ma nel senso giuridico. Per cui chi si potesse ritrovare all'interno di quella definizione si trova ad avere fra le mani un combustibile, se viene destinato a... Ecco, nella parte quinta, quello che appunto riguarda le emissioni in atmosfera in generale, ma nel titolo terzo c'è il focus sui combustibili, voi trovate una disciplina vera e propria ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzate sia negli impianti industriali, marittimi e termici, civili, anche quelli sotto soglia. In particolare, guardatevi bene l'articolo 293 che racconta alcune cose sui combustibili consentiti che verranno poi ritrovati nell'allegato 10 a questa parte quinta. E quelli che trovate in questo allegato sono i combustibili che oggi in Italia possono essere utilizzati senza andare contra legem nelle varie tipologie di impianti di combustione. Se bruciate qualcos'altro rischiate di incappare, ad esempio, nelle norme sui rifiuti. All'articolo 296 di questa parte quinta è previsto che chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, perché se sono rifiuti le punizioni, diciamo così, sono altre, è comunque punito con una serie di articoli, quindi esiste anche uno specifico sistema sanzionatorio. Nell'allegato 10, molto interessante, della parte quinta, discipline dei combustibili, sottotitolo combustibili consentiti, troviamo ad esempio appunto alla lettera N le biomasse, poi le precisiamo meglio e le elenchiamo. Alla lettera R, vabbè, non è sostanzialmente una biomassa, è un biogas, è il biogas, quindi le condizioni per utilizzare il biogas come combustibile. Alla lettera S il syngas proveniente dalla gasificazione di combustibili consentiti. Alcuni sono venuti a proporci degli impianti di gasificazione, poi di utilizzo del syngas come combustibile. Attenzione che se il materiale che viene gasificato è un combustibile consentito, anche il syngas prodotto lo sarà. Ma se invece è qualcosa, come era il caso che ci avevano proposto, che non rientra, quindi è un rifiuto, anche il syngas per essere bruciato ha bisogno non è che non possa essere fatto, però con le autorizzazioni prescritte per legge, perché anche se la normativa è complicata ci sono gli azzeccagarbugli dei vari corpi che controllano e che possono mettere in crisi chi ha osato fare. Ecco, è importante una modifica non molto, abbastanza recente,
in questo allegato, che sostanzialmente conferma che, salvo il caso, poi lo vedremo meglio, in cui i materiali elencati in un certo paragrafo derivino direttamente dai processi destinati alla loro produzione, quindi non so, le coltivazioni agricole dedicate a, o ricadono nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta, che poi vedremo meglio, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo la presente parte quinta, cioè come combustibili, è subordinata in pratica alla etichetta di sottoprodotti. Bisogna che siano classificati sottoprodotti rispettando le quattro condizioni dell'articolo 184 bis. Questa si legge un po' male, ma riassume un po' tutto. Vediamo quali sono le sette tipologie di biomasse che potrebbero avere, se ben utilizzate, lo status giuridico di combustibile. I materiali vegetali prodotti da coltivazioni dedicate, e queste lo sono sempre, a prescindere, non importa che siano classificati sottoprodotti. Io faccio un campo di sorgo che decido, a prescindere, di utilizzarlo per la combustione, per, come fonte di energia, questo è un combustibile, non c'è neppure bisogno che sia classificato sottoprodotto. B. I materiali vegetali prodotti da trattamento esclusivamente meccanico, oppure lavaggio con acqua o essiccazione, di coltivazioni agricole non dedicate. Pianto il grano per fare la farina, la paglia che rimane può rientrare in questa lettera B. C. Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestali o da potatura. Qui già si sovrappone anche a un regime che poi vediamo di esclusione. È riportata la parola potatura, come vedremo, ma il Ministero con alcuni interventi ad oggi, poi vedremo che evoluzione è possibile, ha detto che per potatura in questo caso si intende ovviamente la lettura integrale di questa riga. In sostanza sono le potature di origine agricola e non quelle del verde pubblico. Lettera D, materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore, eccetera, eccetera, di legno vergine o cortecce, segatura, trucioli, chips, refili, tondelli di legno, granulati, cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti. Lettera E, materiale vegetale prodotto dal trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli. Qui ci rientrano anche alcuni tipi di residui delle industrie del settore agroalimentare. Poi c'è la salsa di oliva, che è dalle nostre parti, e il liquor nero. Il comma 1 bis, introdotto di recente, dice che, appunto, salvo il caso 1 sostanzialmente, la lettera A e forse la lettera B, in tutti gli altri casi, la C è già esclusa per altre ragioni, in tutti gli altri casi il tuo materiale vegetale, perché qui sono elencati praticamente solo materiali di origine vegetale, se li vuoi riutilizzare come combustibile e non incorrere quindi nella normativa sui rifiuti, li devi classificarli sottoprodotti, poi se volete possiamo vedere anche come si fa. I sottoprodotti. Al di là di quelli, altre biomasse potrebbero essere classificate sottoprodotti se rispettano quelle quattro condizioni, non so se le vedete, dettate dall'articolo 184 bis. In genere i sottoprodotti derivano da insediamenti o da attività produttive, non possono mai derivare da imprese autorizzate a trattare rifiuti. Da lì potrebbero eventualmente uscire gli end of waste, quelli di cui parlavamo prima. Da un'impresa che fa dei prodotti possono uscire anche dei sottoprodotti che, se rispettano queste condizioni, d'accordo il produttore e l'utilizzatore, se ne escono dalla normativa sui rifiuti. Questo è un concetto che la Comunità Europea ha voluto introdurre molto
direttamente, chiaramente, nell'ultima direttiva che è stata recepita con l'ultima modifica al codice ambiente, perché è un modo che utilizza la Comunità Europea per diminuire la produzione di rifiuti. La produzione di rifiuti si diminuisce in due modi: diminuendola dal punto di vista concreto, agendo sui processi produttivi e su quelli di consumo, dall'altro estraendo dal recinto normativo dei rifiuti alcune tipologie che non lo sono più, che sono i sottoprodotti e gli end of waste. Ci sono poi alcuni altri materiali che trovate all'articolo 185 che possono non rientrare nella norma in materia di rifiuti, e qui abbiamo un impatto che non è ancora concluso con il problema costituito dall'utilizzo dei liquami zootecnici, perché questo articolo alla lettera F dice, testuali parole: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 lettera B, paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo, forestale, naturale, non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, sono fuori dalla gestione rifiuti. Che cosa dice il comma 2 lettera B a proposito delle materie fecali? Che sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni comunitarie o nazionali, i sottoprodotti di origine animale, che sono sottoposti a un altro filone di normativa della Comunità Europea, parallela a quello ambientale ma coesistente, compresi i prodotti trasformati contemplati nel regolamento CE 1774, che oggi è il 1069. Allora, tra i sottoprodotti troviamo anche i liquami, i sottoprodotti animali governati. A questo punto conviene leggere completamente il comma B. Va bene, sei contemplato. Però i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento europeo sui sottoprodotti di origine animale, eccetto, quindi sono esclusi dal regime dei rifiuti, tutti eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio. Questo ha creato da mesi un po' molti problemi che si sono risolti qualche mese fa. Noi in realtà avevamo già come provincia accettato l'idea che i liquami portati in una certa azienda che produceva biogas potessero essere classificati sottoprodotti, perché a nostro parere tutto sommato ci poteva stare. Quindi avevamo già dato questa interpretazione, anche perché qualche tempo prima lo diceva la stessa normativa nazionale. Oggi trovate all'articolo 17, no scusate, anche la legge comunitaria 2009 aveva detto qualcosa in proposito. Oggi trovate la legge cosiddetta Cresci Italia, che è la legge 134 del 7 agosto 2012, articolo 52,2 bis. Per un po' di tempo ci siamo contattati col CRPA perché certe versioni non avevano questo comma, poi invece nella legge pubblicata è uscito. Trovate che è considerato sottoprodotto, qui ci risolve due cose, perché se tu utilizzavi il liquame zootecnico per fare biogas probabilmente diventava rifiuto anche il digestato, secondo una interpretazione abbastanza logica. Con questo articolo oggi in vigore è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis, quello che abbiamo letto prima,
quindi è un sottoprodotto ai fini di legge, il digestato ottenuto da impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento, di residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni, delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria, conferiti come sottoprodotti. E qui c'è l'altro sottolineatura, quindi anche il liquame, questi altri materiali che entrano, non solo il digestato che esce, può essere conferito come sottoprodotto, semiscelati fra loro e utilizzato poi ai fini agronomici. Quindi, diciamo, la scelta, interpretazione che avevamo dato, al fine si è concretizzata in questa norma di legge che almeno, insomma, mi pare che chiuda questa discussione. L'end of waste, anche in, cioè non è che una biomassa sia un rifiuto, non possa essere utilizzata, trasformata e poi utilizzata anche come combustibile, lo può fare attraverso la filiera autorizzativa che vige in materia di rifiuti. Anche nelle ex MPS oggi definite end of waste si possono ritrovare ovviamente delle biomasse. Nel decreto 5 febbraio 98 che regola l'utilizzo dei rifiuti speciali non pericolosi trovate qualche tipo di biomassa in senso esteso come significato, che può essere già oggi, seppur classificata rifiuto, recuperata. Ma anche autorizzazioni delle province o delle regioni oggi possono battezzare end of waste o ex MPS biomasse per farle uscire dal recinto di quell'azienda che ha introitato rifiuti, che li ha lavorati, però devono, insomma, reggere poi magari il contenziosi, ma ne abbiamo sia in Lombardia che in Piemonte che anche in Emilia Romagna. Oppure è la Comunità Europea che con propri regolamenti, così come è stato fatto per il ferro e l'acciaio, può definire a priori un end of waste per legge. E mi pare che ce ne siano alcuni in preparazione che riguardano anche le tematiche. L'ultimo aspetto è legato alle potature da verde urbano. Oggi come oggi queste sono classificate sfalci, potature, sono classificate rifiuti urbani. Le nostre città, i paesi sono molto belli anche perché hanno molto verde urbano, che però va potato, manutenzionato e oggi in molti dei nostri comuni costituisce un costo, un onere. Allora, nella solita bozza di decreto legislativo che modificherà tra breve per l'ennesima volta la parte sui rifiuti del codice, probabilmente uscirà, se lo mantengono fino in fondo, di nuovo l'esclusione che era comparsa per alcuni mesi un paio di anni fa e poi era di nuovo stata abrogata, ma che consentirebbe un utilizzo anche migliore, perché molti vanno in discarica oggi. È escluso dalle norme in materia di rifiuti il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dall'attività di manutenzione delle aree verdi urbane. Se il testo rimane questo, se utilizzato per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente o la salute. Questi sono i due tormentoni che soprattutto negli ultimi due anni hanno un po' caratterizzato questo. Però l'importante quando si vuole fare un impianto che funziona a biomasse è sempre rispondere fondamentalmente a due domande: da dove vengono, cioè chi ha prodotto, da dove provengono queste biomasse e che tipo di materiale sono, per vedere l'incastro con tutto quell'impalcato normativo che ho cercato molto velocemente di rappresentarvi. Grazie.